nel libro chiarisci che non sei un complottista, cioè, ecco, quindi volevo un pochino interpellarti su questa, anche dicotomia interna, se mi permetti questa espressione. Sì, no, no, non lo sono affatto un complottista, però il complottismo è una bruttissima bestia, no? Una bruttissima bestia, perché tu adesso hai citato Nemesi, che appunto parla, bellissimo, non so se Camilla Balesani, che è molto severa, secondo me è uno dei più bei romanzi di Rousseau, e racconta, diciamo, appunto la storia di un ragazzo precedente alla vaccina, cioè, che viene malato poliomielite, ma non c'è ancora il vaccino antipolio. E quindi io l'ho citato dicendo, appunto, visto che tutti dicono che la chemioterapia è in fase declinante, che nel senso che le nuove medicine saranno di tutt'altro tipo, ho detto, ecco, magari speriamo davvero che Silvia sia una delle ultime vittime, diciamo, dell'era della chemioterapia, che forse la possiamo considerare tra 20 anni, però tra 20 anni si diceva tra 20 anni, e forse tra 20 anni possa essere sepolta come. Però ecco, uscendo dal libro, oggi, come voi ben sapete, che fate questo mestiere molto. Oggi viene messo in discussione persino il vaccino contro la poliomielite. Cioè, che oggi, oggi io conosco moltissime persone che hanno bambini piccoli, neonati, bambini piccoli che hanno, che ho scoperto un salto culturale, nel senso che hanno paura di vaccinare i loro bambini, perché comunque sentono dire che esistono degli effetti collaterali. Ora, io, per la mia generazione, insomma, io mi ricordo ancora i vaccini antipolio. Cioè, i primi vaccini antipolio ancora, insomma, erano dei benefattori dell'umanità quelli che avevano inventato le vaccinazioni contro la poliomielite Di e certo. altre. Oggi, secondo me, noi viviamo tutti ho voluto citare una frase di Tocqueville riguardo alla rivoluzione francese, quindi non c'entra assolutamente niente con la medicina, no? Però, per analogia, in cui Tocqueville spiegava che la rivoluzione francese non era nata, non era esplosa per via della povertà, di condizioni che tutti noi consideriamo così, le condizioni classiche di un'esplosione rivoluzionaria per un malessere sociale molto diffuso, ma perché invece era una situazione di grande prosperità, e questa grande prosperità aveva creato delle aspettative così forti che il loro anche parziale ridimensionamento creava nelle persone un senso di privazione, come se venissero defraudate di un loro diritto, no? E secondo me noi stiamo vivendo nei rapporti con la medicina e con la scienza una fase di questo tipo, proprio esattamente di questo tipo, nel senso che un tempo c'erano le stragi di bambini, no? Ne morivano tantissime, moltissimi di noi hanno, io per esempio, le storie dei nonni, dei bisnonni che raccontano, erano 8, poi ne morirono 3 bambini, 2 bambini, cioè anche diciamo, in tutte le classi sociali, non era soltanto, era assolutamente naturale che i bambini morissero, non è che non si soffrisse per la morte dei bambini, ben inteso, ma oggi la consideriamo come una cosa terrificante l'idea che un bambino possa morire, no? Cioè non ci rassegniamo più all'idea che un bambino possa morire. Inaccettabile che un bambino possa morire. Sono stati appunto gli antibiotici, i vaccini, sono state sconfitte malattie molto più devastanti. E quindi in qualche modo noi ci aspettiamo, il mondo, la società, gli individui si aspettano dalla medicina molto più di quanto la medicina può dare. Questo è il grande contrasto. E quindi il fatto che poi la medicina non sa rispondere per delle malattie rare e così via, secondo me crea questo cortocircuito mentale, no? No, se mi permette, il professor Veronesi, prima volevo interpellarvi tutti e due proprio su questo tema. Magari faccio una piccola deviazione, però solo per
Noi lavoriamo su internet e ogni giorno vediamo anche negli articoli che pubblichiamo su temi di salute, quindi non parlo di politica, non parlo di sport, un estremo livore, un'estrema aggressività nei commenti, alcuni opportuni, alcuni decisamente inopportuni, ma in ogni caso dove c'è livore, non voglio fare il politically not correct, ma c'è un livore che in genere si accompagna a una chiara ignoranza, nel senso proprio etimologico, di ciò di cui si parla e si legge. Questa ignoranza, secondo me, a volte ho pensato molto spesso, e leggendo il tuo libro ci ho ripensato, si accompagna a proprio un momento storico come quello che tu citi a proposito della Rivoluzione francese di Tocqueville. In questo momento in cui tutto ci è dato, tutto sembra un diritto, no? E questa ignoranza si accompagna, per tornare al tuo libro, proprio al pensiero magico. Pensiero magico che è tipico del bambino, l'onnipotenza del bambino che pensa che tutto sia possibile desiderandolo e si affida di fatto e colpevolizza anche i genitori se ciò non succede. Ecco, mi sembra che siamo in un momento in cui c'è il pensiero magico e un grosso infantilismo sociale che si esprime tra l'altro sulla rete in modo più violento, più aggressivo che mai nella vita. Ecco, volevo un po' affidare questa provocazione al professor Veronesi e a te, perché di fatto stiamo parlando di qualcosa di inevitabile, cioè la morte, e della rabbia impotente e allo stesso tempo onnipotente nei desideri del bambino che siamo tutti, di protestare contro chi non ci fa eterni. Ecco, è un po' larga, però volevo, secondo me ne tratti diffusamente nel libro, volevo sentire anche il professore cosa ne pensa. Questo è un commento molto giusto che tutti viviamo e che rappresenta proprio il divario tra le aspettative filosofiche o psicologiche e le aspettative del mondo della scienza, diciamo, quello della ragione. È un divario che è molto presente e noi ci sentiamo spesso, come in questo libro, parlano noi medici accusati. E noi siamo frustrati. Frustrati perché c'è un divario. Il divario tra l'enorme esplosione della scienza negli altri campi e i limitatissimi progressi nella medicina oncologica. Noi progrediamo solo perché riusciamo a scoprire i tumori precocemente e li togliamo. Quindi è una forma ancora primordiale di terapia. Il farmaco importante, non è ancora arrivato. Stiamo studiando questi farmaci intelligenti, questi farmaci che vanno sulla mutazione genetica, ma è molto difficile. Occorre altro tempo. Quindi su questo tema bisognerebbe innescare una discussione quasi filosofica. Ma volevo fare un altro commento su questo libro, è che questo libro comincia con questa vicenda dolorosa di Silvia, che subisce una diagnosi grave, e termina con altrettanto dolore nelle pagine scritte, anche severate da una sottilissima poesia, perché ci sono molte frasi poetiche. Miei complimenti per l'abilità con cui hai saputo dare dolcezza e anche nella piena consapevolezza di quello che stava avvenendo a questa vicenda. Ma tra questi due aspetti c'è un intermezzo molto lungo, ma anche molto forte, come hai già accennato brevemente, di un'analisi della serenità, cioè della longevità, che è un tema che sta diventando proprio di primissimo piano, perché si vive sempre più a lungo e si vive anche meglio. Oggi un bambino, anzi una bambina che nasce oggi, vivrà 102 anni e la vita media continuerà a aumentare fino al massimo teorico che è di 120 anni. Più di 120 non si potrà mai andare. Tante affermazioni dei primi libri della Bibbia. E quello che appare in questo libro è un'analisi quasi spietata
della senescenza o della longevità vista sotto una doppia osservazione, un doppio punto di osservazione. Uno è quello della longevità come un bene, longevità come io ho scritto un libro, ho scritto la longevità è un patrimonio, cioè la bellezza di poter avere in una mente le esperienze di una vita, le informazioni raccolte da ogni parte in una vita, di poter lavorare, avere idee e soprattutto libertà, perché essere longevi vuol dire pensare senza condizionamenti, nessuno si può condizionare, non devi far carriera, non devi aver paura di disturbare. Io oggi faccio delle dichiarazioni che 30 anni fa forse non avrei fatto, perché mi sento più libero. Quando dico che sono un non credente, lo dico con facilità, senza paura. 30 anni fa avrei avuto qualche incertezza perché potevo costarmi, per esempio, il taglio dei miei finanziamenti alla ricerca, pensando che c'era un certo modo di gestire la cosa pubblica in una certa direzione. Qui io non ho commenti negativi, ma adesso vuol dire che invecchiando si migliora, questo è il mio pensiero. Forse è successo a me, ma altri no, ma a me è successo. Ma quello che analizza giustamente per Luigi è la patologia che si può innescare in questa condizione di apparente benessere della longevità, cioè il fatto che ci si possa illudere di poter con mezzi artificiosi, io cito Sildenafil perché è un simbolo, insieme a molti altri, si possa ritornare giovani. Tornare giovani anche nelle attività sessuali, che viste come vengono descritte in questo libro, dimostrano la regressione, la incapacità ad essere consapevoli di molte persone anziane. Perché vedete, non è per conquistare per un sessantenne una ragazza di 20 anni, non basta esibire la propria potenza sessuale, perché la donna ti rifiuterà se non c'è un richiamo, e il richiamo del corpo non c'è più, il nostro corpo decade, diventa proprio decrepito con gli anni, e l'unica maniera, semmai, ma qui nel libro si fa intendere ed è un po' la conclusione che arriva per Luigi, semmai è con la forza dell'intelletto che tu puoi conquistare una donna giovane, con la forza delle idee, con la forza del tuo pensiero, perché le donne, io le conosco benissimo perché ho passato la vita con loro, hanno questa capacità di poter accettare facilmente un pensiero forte che può condizionare la loro accettazione sessuale. Molto è motivato dalla mente, nel senso da parte del mondo femminile, molto meno, molto più grossolano, molto più volgare. Bene, questa parte del libro è molto bella, molto interessante, molto coraggiosa anche, ed è piena di citazioni che mi hanno rallegrato. E qui parla dal sorpasso di Dino Risi, che era un classico, perché mette in evidenza questi giovani che fanno queste diavolerie, e l'anziano che invece era fidanzato, peraltro coetaneo di uno dei due, appunto, che però che era Claudio Gora, che aveva 49 anni e che allora era considerato da questi ragazzi un vecchio decrepito, un vecchio fuori dal gioco, insomma. E ci sono una quantità di queste bellissime connotazioni, di queste annotazioni, di questi pensieri che dimostrano come la longevità possa essere un bene, ma possa anche cadere
in una regressione infantile. E tutto però il libro, questa longevità nel centro, e l'inizio e la fine della malattia, pone il problema che ha detto all'inizio il nostro moderatore, il problema della morte. È quello della morte che noi evitiamo di affrontare nella maggior parte dei casi, nella maggior parte dei nostri giorni, sbagliando. E questo lo fa capire. Capire dicendo che, come diceva Seneca, tu devi vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Penultimo. Appunto. E invece c'è questa costruzione un po' simpatica che dice, beh, proprio l'ultimo, no, siamo per l'ultimo. Perché ci deve essere sempre uno spazio di speranza, speranza anche di possibilità di agire. E la morte... Posso dire una cosa? Sì. Grazie. No, sei tu che devi dire. Sì, magari ci sarebbe uno spazio per le domande alla fine. Ma se no, preferiamo. il mio breve facciamo, alla fine facciamo uno spazio per le domande. È più ordinato, se mi permette. Ma c'è una domanda? Alla fine. Mi lascia finire. Grazie. Questo breve commento sulla longevità. Per dire che noi abbiamo una concezione sbagliata della morte, perché non sappiamo elaborarla. La morte è un evento biologico, è una necessità, fa parte della vita. Parte della vita perché con la morte si dà vita a quelli che vengono dopo di noi. È impensabile poter essere eterni, vorrebbe dire non far nascere più nessuno, per interrompere un ciclo biologico che non riguarda solo l'uomo, che è quello che ci diciamo, arrovella di più, che tutto questo che abbiamo dentro improvvisamente in un attimo sparisca, ma è un ciclo biologico che riguarda le piante, gli animali, tutti gli esseri viventi. Ma voglio aggiungere che la bellezza di questo ciclo è che noi non moriamo, perché il nostro DNA sopravvive ai nostri figli. Questa è la vera immortalità. Non è un'immortalità, a mio parere, metafisica, è un'immortalità reale, perché i miei figli hanno il mio DNA, almeno metà del mio DNA. E i loro figli avranno ancora metà della metà, e così via. E tra 1000 anni ci sarà qualche persona che avrà un frammento di qualche mio gene. E quindi, come il DNA è noi stessi, noi siamo il nostro DNA, il DNA è il nostro codice, noi siamo l'espressione del DNA, il DNA che è il vero, come si può dire, il vero interprete, il vero protagonista della nostra. La seconda cosa che voglio dire è che, certo, si muore a un certo punto della terra, della vita, ma le nostre idee rimangono. Come diceva Socrate, io muoio nel Fedone, io muoio, non rammaricatemi troppo, ma le mie idee rimarranno vive. Perché lui chiama anche anima, ma lui era stato condannato per. Quindi questa è la nostra forma di immortalità, noi moriamo ma le nostre idee, il nostro ricordo sarà presente negli altri. E quindi quello che ci deve fare accettare la morte come una cosa necessaria, io dico sempre, a una certa età, dopo che tu hai procreato, tuoi figli, perché il suo DNA ti spinge al mantenimento della specie più forte di noi, e quando hai esaurito il tuo corpo, la morte deve quasi divenire un dovere, è quasi un dovere morire, per l'amore di chi viene dopo di noi. Grazie professore. Se posso, alla fine facciamo una sessione di domande, se posso tenerti per Luigi su questo tema, se credi, se non posso anche deviare, visto che sia tu che il professore, mi sembra che possiate definirvi laici, ecco. Qual è, consentimi un po' il paradosso, la preghiera di un uomo laico di fronte a un evento come questo?
questo. In altre parole, hai dei suggerimenti? E se posso chiederti, qual è la tua preghiera e qual è quella del professore? La preghiera del laico di fronte alla morte di una persona cara, perché, mi permetto, si dice sempre, si dice, quando la morte sarà io non sarò e viceversa, ma non è vero, perché quando muore una persona cara, la morte c'è, eppure noi. Quindi ecco, di fronte a questa cosa, il laico, come, qual è la sua preghiera? Beh, insomma, è dura. Posso parlare e dire una seconda sulla vecchiaia? Certamente, no, ma possiamo... Era una domanda opzionale. No, ho scritto, quindi... dicevo, sulla vecchiaia si possono avere soltanto questo, cioè si possono avere visioni molto diverse a proposito della longevità e anche della longevità sessuale. Norberto Bobbio ha scritto, appunto commentando le punte di Cicerone, dice la vecchiaia è una cosa molto bella, peccato che duri così poco, e questo probabilmente non è neanche più vero, no? Dura tantissimo, può durare tantissimo. Nello stesso tempo Philippe Roth dice che la vecchiaia non è una battaglia ma un massacro. Io devo dire sinceramente, so che Marco Romano mi piace questo, io tendo, non so, è proprio un fatto psicologico-culturale, tendo a stare dalla parte di Philippe Roth. Cioè, di exit ghost, di parte tua. Siamo dalla parte, diciamo così. Certo, la saggezza spingerebbe in altre direzioni, il realismo probabilmente va in quella direzione lì, ma naturalmente questa è una battuta. Volevo solo dire che così per coincidenza, Philippe Roth, che è uno dei miei scrittori preferiti, come si è capito, ha l'ossessione del cancro, cioè spessissimo compare il cancro nei suoi romanzi. Non a caso è sempre un cancro della prostata. E tant'è che appunto è una cosa, diciamo così, io non credo al complotto, non credo nemmeno a quelli che... Io credo al caso, alla casualità, però devo dire, dico queste cose per allontanare poi la domanda che mi hai fatto. Cioè senza che io la mattina, questo lo racconto, ma insomma, la mattina in cui abbiamo ricevuto questa diagnosi, peggiore diagnosi possibile, io stavo appunto sottolineando alcuni passaggi dell'Animale morente di Philippe Roth, in cui lui racconta di questa ragazza, perché lui ha 60 e passa anni, se non me lo ricordo con esattezza, e questa ragazza invece Consuela, poco più di 20 anni, lui ha aspettato questo professore che lei si laureasse per poter poi trovarci, perché poi è anche questo. E scopre che questa ragazza appunto ha un tumore, che a casa sua ha un tumore, e poi anche lei inturbantata perché appunto perché aveva perso i capelli. E tra l'altro il professor Veronesi, io devo dire la verità, non sapevo questa cosa, che esistessero, io che esistesse un rimedio contro la caduta dei capelli. No, è interessante questa cosa, perché per moltissime persone, io non so come reagirei, devo dire la verità, ma per moltissime persone, soprattutto per moltissime donne, che hanno giustamente, come dire, tengono molto alla loro bellezza, alla loro presenza e così via, questa cosa è decisiva. Uno dei giorni più difficili di questi 15 mesi che ho vissuto è stato il giorno in cui le prime ciocche di capelli sono venute giù. Ed è stato un momento drammatico. Allora io dico, se c'è un modo per rendere meno drammatica la cosa, facciamo una battaglia perché questo rimedio venga, si possa diffondere. No, insomma, io non posso far molto, diciamo, però insomma, è molto interessante, non lo sapevo, perlomeno io non sapevo, non avevo cognizione di questa. No, voglio dire la cosa che voglio rispondere molto brevemente, in modo più, diciamo, sereno, per quanto mi è possibile, a quello che tu mi hai risposto. Io mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui uno pensa delle cose che in altri tempi avrebbe concepito come se fossero delle banalità, no?
cioè in condizioni normali assolutamente banale, delle cose che poi invece nelle condizioni di emergenza non diventano più tanto banali. Io non, molto semplicemente, non credendo, non avendo fede, non credo nell'esistenza di un'altra vita che non sia questa, e che quindi, diciamo, la morte di una persona e l'annientamento di questa persona su questa terra. Diciamo, questo naturalmente la cosa mi strazia moltissimo, e come ho detto, io senza voler fare il teologo della domenica o il filosofo così un po' dilettante, però effettivamente uno a un certo punto si pone il tema dell'eternità, se lo pone, nel senso che vede la scomparsa, la fine di qualcosa di decisivo ed importante, e capisce che appunto perché ci sono le religioni. Capisce perché c'è la religione e si pone il tema dell'eternità, solo che come ho scritto, cercando di essere più semplice, meno così pretenzioso possibile, l'eternità può significare due cose: può significare eternamente presente, cioè l'eternità, la vita continua eternamente presente, o può significare eternamente assente, cioè l'assenza eterna, l'assenza. Questa è l'eternità, cioè è l'epoca della vita terrena e dopo c'è l'assenza. E mi piacerebbe credere nell'eternità come presenza eterna, temo di credere nell'eternità come assenza eterna. Però quello che ho imparato da questa vicenda, soprattutto dei momenti, io mi sono accorto una cosa rileggendomi, io quasi mai parlo della morte, io parlo sempre della diagnosi, del giorno della diagnosi, cioè dell'annuncio della morte, della condanna a morte o del dopo la morte. Io non riesco, diciamo, non è. Allora io che cosa ho imparato, diciamo, in questi mesi terribili? In questi mesi terribili ho imparato, perché poi Silvia me l'ha insegnato, diciamo così, che quello che sembra appunto una banalità, cioè che la vita è fatta di tanti granelli, di tanti momenti, che questi momenti hanno una loro importanza decisiva, questo è assolutamente vero quando i tempi della vita si accorciano brutalmente per te, quando le aspettative di vita vengono appiattite nel giro di pochi mesi, forse qualche anno. Allora non è tanto, diciamo così, appunto il minimalismo che Silvia pensa, io uso questo termine, no? Cioè l'idea che le piccole cose abbiano un enorme significato e che non è soltanto un ripiegamento, appunto, senza ambizione, no? Cioè, vabbè, le grandi cose non le posso più pensare, penso soltanto alle piccole, ma il contrario, cioè esattamente come per alcuni teorici della critica letteraria, la grande letteratura e la grande arte strappano le cose dall'opacità della loro vita quotidiana. Noi non ci accorgiamo delle cose di tutti i giorni. L'arte, la grande arte, la grande letteratura ci consentono quell'effetto di straniamento, appunto, che ci consente di vedere le cose, di valorizzarle, di apprezzarle per quello che sono. La condanna a morte in qualche modo agisce così. Cioè agisce nel senso che ti fa fare i conti con mille cose per cui prima non avresti mai pensato di esistere. E se posso dire di conclusione, non è soltanto un concetto mentale, è anche quello che penso anche ha una sua concretezza. Io, ritrovando nei mesi successivi alla morte di Silvia, facendo ordine nei cassetti, negli armadi, tra le cose accumulate nel corso di una vita di una persona di 53 anni, quindi insomma molte cose, ogni oggetto parla di una cosa fatta da quella persona, e paradossalmente sono quegli oggetti che danno l'eternità di una persona su questa terra. Questo è una cosa, diciamo così, mi rendo conto, non pretende di essere di grande profondità filosofica, però credo che sia un'esperienza di vita che è l'unica cosa che probabilmente rimane di
significativo e che non sia soltanto tetramente, diciamo, lugubre, mortuario in questa vicenda. Allora